Noi siamo le Marche e siamo pronte ad accogliervi. Identità come capacità di realizzare cose straordinarie, di rendere un paesaggio spettacolare grazie all'operosità della sua gente. Immagini travolgenti e parole di celebri autori per l'11ª edizione della Giornata delle Marche, che ha tracciato i confini di un modo di esistere, identità che fa miracoli, come favorire il dialogo tra i grandi della terra, che brindano con il vino sincero delle terre marchigiane. Per il presidente Luca Ceriscioli occorre far leva sulle radici, sulla pluralità che abbiamo nell'anima, sulla diversità, per costruire una ricchezza solidale e condivisa e fronteggiare le nuove sfide. Riaffermiamo un'identità tutta particolare, quella della nostra regione, che riesce ad essere una e molteplice allo stesso tempo, ma come segno di ricchezza, un'identità che negli anni si è rafforzata, dove in tanti ci riconosciamo sempre di più, e l'occasione è importante, una volta l'anno, anche con una cerimonia semplice, attraverso la gratitudine nei confronti dei personaggi che bene rappresentano questa regione, dei momenti speciali che ci sono stati nell'ultimo anno, col desiderio e la voglia di uscire dalle difficoltà del presente per poter riaffermare di nuovo la qualità e tutto quello che le Marche sono in grado di rappresentare. Ceriscioli ha quindi evidenziato che il 10 dicembre è una festa che unisce tutti i marchigiani, anche chi vive dall'altra parte del mondo, e ha saputo mantenere un legame solido con la propria terra di origine. Contare su loro è come avere 1,5 milioni di ambasciatori nel mondo per promuovere la regione. E si è rivolto agli emigrati anche il cardinale Edoardo Menichelli, arcivescovo di Ancona e Osimo, premiato con il Picchio d'Oro per il proprio impegno sociale e pastorale. Anche le nostre terre sono state terre di emigrazione. Siamo andati alla ricerca, io stesso, non di persona, ma alcuni miei amici di infanzia hanno valicato le Alpi a quel tempo, no? E qualcuno anche l'oceano, in cerca di migliorare la realtà. Allora dobbiamo essere capaci anche oggi, in questo contesto storico così tribolato, così fariginoso, qualche volta anche così violento, essere regione che accoglie. Senza tradire le tradizioni, facendo leva sulle radici per guardare al futuro e recuperare speranza, è stato il messaggio del cardinale. E giorno per giorno la laboriosità, la giustizia, la solidarietà, la collaborazione ha creato un tessuto che ci invidia tutti. Ecco, io non so se questo tessuto adesso sia così florido come pensavamo o com'è. Ecco, l'augurio è che questo tessuto, ricominci ad essere forte e solido. Attraverso questa speranza e attraverso la solidarietà. La ruralità è stata la protagonista della giornata che si è svolta alla Mole Benvitelliana di Ancona, in una sala gremita da istituzioni, cittadini e studenti. Ruralità intesa come terra d'origine e tradizione, ma anche come mondo rurale, con le sue produzioni agricole e il paesaggio tanto ben rappresentato nelle immagini di Rural Marche, l'armonia di una terra tra borghi e cultura, il video promozionale di Adriano Giannini. Visto posti, ho scoperto posti incredibili, io non pensavo ci fossero in Italia, quindi affascinante. C'è il mare, la montagna, i canyon, c'è tutto. Terra raccontata anche da una delle voci più amate del cinema, l'attore Giancarlo Giannini, che ha messo in scena il viaggio nelle Marche attraverso i diari e le poesie di celebri viaggiatori e scrittori. A Giovanni Giusti è andato il premio speciale del presidente della regione. Giusti è il titolare dell'azienda agraria che ha prodotto il Bolla Rosa, lo spumante scelto per il brindisi tra Obama e Putin all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Una soddisfazione incredibile, il coronamento di una serie di anni di lavoro sul mercato americano, quindi è stata una grande soddisfazione. Ho scoperto una realtà